di prendere le cicche. Ok. Ciao ragazzi, oggi finalmente si parte, 8 aprile 2015. Siamo qui in macchina con la troupe M, Patti al volante, Mario, tutti pronti. Adesso ci dirigiamo verso l'aeroporto, andiamo a fare un po' di colazione perché siamo ancora secco. E tu hai già mangiato? Ecco. E quindi ci vediamo dopo. Bella. Qui c'è un gruppo di stranieri che non so dove vengano, forse dal Vietnam, e un tipo che suona la fisarmonica. Vi presento la nostra compagna di gita, la professoressa Manuelita Piotto. Abbiamo fatto un po' di rime a cappella, devo dire, cappella, con il grande Mario, che sono sicuro che darà spettacolo in gita. Eccola qui, è arrivata la professoressa. Saluto. Di Cristo, il suo saluto per noi. Io quando ci sono questi momenti, il mio cuore vola. Mi ricordo 2 anni fa a Praga che ho fatto il video, quest'anno è successivo. Ok ragazzi, mi trovo esattamente nel cesso dell'aeroporto, che devo fare una bella cagatura da chilo. Tra poco ci imbarchiamo e siamo mega pronti. Siamo in fase di rollaggio. Di rollaggio. E qui dentro c'è MD comunque. Lei è già pronta per i locali di Berlino. Siamo al boarding pass. Aiaccia. Da Bertuzzo invece. Bertuzzo che vuoi. Per il momento è tra una cosa. Per il momento a cuccia. Se avete visto qualsiasi cosa, noi siamo finali. Il discorso di motivazione della di Cristo, il nostro coach stava già scendendo la lacrimuccia. Fabio, allora sei pronto per sta gita? M ha le prese con la sua nuovissima Hero 3 GoPro. Attenzione, è ora di partire ragazzi, è ora di partire, minchia. Siamo qua col logo che gli ha sorriso una tedesca super figa con la Furlan. E dietro c'è la levatrice di galline! Sensazioni per questa gita? Sono emozionata. No, sono emozionata, non basta. Cosa devo dire? Quanti tedeschi vuoi farti? Quanti crucchi? Non importa. Nessuno. Nessuno? La levatrice di galline di Monte Crepaldo. Intervista. Stiamo per andare a Berlino, sensazioni. Volete vedere cosa c'è dentro la mia valigia? C'è un dildo, eccolo lì. Assolutamente. Quanti crucchi hai intenzione di farti? Allora, intanto queste domande sono un po' personali. Pensi che ti butteranno di nuovo fuori dalla discoteca? A me non ha mai buttato fuori dalla discoteca. No, l'anno scorso a Praga. Nuovo videomaker. Nuovo videomaker. C'è la telecamera, tiesto. La tengo io. Basta, io chiudo con queste cose, mi rassegno. Sei vecchio ormai, no, sei vecchio. I miei tempi sono passati. Un saluto a Brick. Un saluto a Brick, stronzo che non sei venuto, ma ti vogliamo bene lo stesso. Esattamente. Abbiamo trovato una tedesca prima che ci ha detto, ma Brick? Ha chiesto di te. Vado Alberto? Poi sta Alberto? Oh. Purtroppo però è rimasto a casa, vabbè. Ecco qui la nostra professoressa, è un video. Sensazioni sì. Per il viaggio, quali sono? Sensazionali. Direi un'ottima risposta. Sensazionali. Abbiamo una domanda più personale. Pensa di farsi sì. Qualche tedesco? Avere rapporti sessuali o simili? No, perché ho Antonio che mi aspetta, Banderas. Solo io vado solo con gli spagnoli. Solo spagnolo. I crucchi non vanno bene. I crucchi non vanno bene. No, i crucchi sono freddi, io preferisco sangue italiano. Tu invece? Napoli? Qualche tedesco. Un tedesco. Ma io cerco di mantenermi sulla media del 25-26. Al giorno? Qui ci siamo. Al momento. Video, say something for Italy. You see? What do you say? Italia. Thank you. Welcome aboard this EasyJet Airbus. My name is Daniel from the captain on board. Together with my colleague here in the front, senior first officer Lino Sciullo, and the rest of your attention to the safety demonstration. Brace position that you must adopt if you hear the instruction, brace. There are 8 emergency exits.
two doors at the rear of the cabin, four window exits in the center of the cabin. Che figata! Sei parte. Ah, raga, stiamo arrivando. Ah, raga. Io mi sto sentendo male. Io no. Ciao, ciao, ciao. Questa è una faccia da paura. Ciao, Berlin. Hi. Allora. Ragazzi, ci siamo. Siamo appena arrivati. Siamo a Berlino. Siamo arrivati a Berlino. Il cielo non è azzurro sopra di noi, è nuvoloso. Però è figo essere qui. Adesso camminiamo fino all'aeroporto. Finalmente siamo arrivati in aeroporto con un brivido finale. Leone non ha trovato la valigia come si aspettava. Ha preso Mario, ha fatto un burlone e mi ha preso la valigia. È stato un attimo di panico per lui. Sì, ma l'importante è che l'abbiamo trovata. Eccola qua, tutto il suo splendore. Vede capitare. Viaggio in treno. Lato che l'ho mestrato io. Ti piace la parte. Ho beccato proprio il momento giusto, Fede. Alberi, 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 alberi. Guarda, guarda, no, partito una scopa. Abbiamo appena passato Alexanderplatz e Friedrichstrasse. No. E tra poco arriveremo alla nostra fermata. Guarda che ho fatto di. E ci lasciamo alle spalle questo treno. Finalmente siamo arrivati. Stazione di Zoologischer Garten. Molta gente felice intorno a noi. Come vedete la Germania è un posto davvero allegro. Accogliente, allegro, ospitale. Assolutamente. Salvo anche questa volta. Allora, cos'è che è appena successo? È successo che una tedesca, cioè, ci abbiamo andato a parlare con delle austriache. Ma cosa stai zitta, da invidioso. Siamo andati là, ci abbiamo parlato e alla fine loro si sono proposte e ci hanno chiesto cosa facciamo stasera. Le abbiamo lasciato il numero. Un attimo, pausa topo. Prendi il topolino alla stazione di Berlino. Non vuole perdere, lascia la faccio io riassumo. Quell'altra che sta a me. Un'altra che sembrava Legolas. Io tempo nero. Un'altra rossa che era un po' più Gimli. Che è mia, perché è venuta là, mi ha preso la macchina in mano, ho cominciato a vedere come funzionava, a muovere, a fare lo zoom, le foto, sì, era là così, che guardava lo zoom. Un'esperienza assurda, metropolitana. Praticamente la partenza, come sapete, c'è un attimo di inerzia, quindi si tende a cadere. Sono andato addosso a un tipo dietro di me, che penso sia stato turco, aveva un accento strano. Ho cominciato a guardarmi male, ma tipo italiano. Era anche ubriaco. Ah, già cazzo. Ho cominciato a dire un sacco di robe così. Dobbiamo ancora arrivare in hotel. La cosa pazzesca. Dobbiamo ancora arrivare in hotel. E già è successo un casino. Sta difeso un rumeno. Sì. Ho rischiato di prenderlo. Sì, è rumeno, non rumeno. Sì, però, no, con la tipa comunque aveva una bottiglia in mano di vetro, bella carica, te la spaccava. Però è stato gentile quello ragazzo. L'altro sì. Davvero, devo dirlo. Vabbè, gentile. Comunque la ammazzavamo di botte, noi, eh. Me la sono vista brutta. Bravo loco. Però sono ancora qui sano e salvo, pronto a far fest. Appena arrivati all'hotel Tiergarten, la truppa avanza, compatta. Per ora tutto bene, ora dritti in stanza. E eccoci qua, appena arrivati nella nostra camera. Bella grande, questa è da 4. Ma dovete vedere quella di degli altri fiori, che è tipo il doppio. Facciamo tutta la stadina. Qua si va. Allora. Tedeschi cordiali, come no? Ciao. Vi piace la vostra stanzina? Sì, molto. Mega TV qua, plasma, HD. Sembriamo pure un quadro. Ma andiamo a vedere. Andiamo a vedere. No, qua c'è la minchia. Ragazzi, la stanza più grande di tutte. Guardate che bomba, fioi, immensa. Immensa. Una suite, divano letto, tavolino per lo scopone, TV, mega panorama, vediamo. Beh, dai, insomma, un po' la merda di panorama, però si passa avanti su. Qua la poltrona da VIP. L'alcolisti, sì, qua viene a collassare la sera quando torneremo a casa.
qua abbiamo un orologio che indica le 7, sono già le 7, oh, sta volando sta gita. Questo orologio segna le 7. Ecco qua la Vanessa che ha sempre da contraddire a qualsiasi cosa dica. Vero. Sempre, mia, sempre. Vanessa, hai rotto troppo. Sì, digli. E dopo essere andati in hotel, piccola pausa, io con il mio fedele compagno Leo, piccola pausa al supermercato in caccia di qualcosina da mangiare e bere per i prossimi giorni da tenere in camera. Come vedete ho preso un po' di latte, un po' di Ritter Sport e adesso vediamo di prendere anche qualcosina qua. Interessante, insomma c'è da... si tratta solo di scegliere un attimo cosa è meglio qua. Magari andiamo sul leggero, prima le birre. Appena fatto un po' di spesina, abbiamo comprato un po' di popcorn, un po' di schifezzine, Mars. Poi abbiamo preso... Marco dire rosso, fermate! Sei birrozze, una bella bottiglia di... Barbon. Di Barbon. 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 Mai bevuto, ma il mio amico Leo mi dice che è una bomba, che ce la prende ogni sabato. No, non è vero. E come si dice? Ironia della sorte, dietro di noi in supermercato, indovinate chi c'era, il tipo della metropolitana di prima, quello che me ne voleva dare, che ha approfittato dell'occasione per tirarmi in merda anche lì, tipo stavo prendendo una bottiglia di barbo, mi fa, ehi spagnolo, spagnolo. Si è preso un altro po' di birra, tipo. Mi perseguiti per tutti i 5 giorni, perché sennò poi vado via di testa e... Qua la gente corre. Siamo arrivati, siamo andati in hotel. Un bel posto, abbiamo un po' una camera di merda mentre gli altri. Ah sì, questo è vero. Però dai. Non ci lamentiamo troppo. Bella. Sì, vediamo. Oh, what to Gloria! Fracca, fracca! Ci stiamo dirigendo verso il punto dove ceneremo. E siamo appena passati davanti a una palestra, attenzione. Qui vediamo con we will be. Mi ha appena scritto la tipa che abbiamo conosciuto prima in metropolitana. Aspetta. Adesso zio. Ci siamo appena seduti al tavolo della cena, dove abbiamo appena scoperto che non ci sarà buffet, quindi l'ultima cena, ragazzi. È probabile che mangeremo le peggio cipolle della Germania. Sì, sì, ma sono quattro ragazze per sette uomini, quindi... Ah, ok, cordone, quindi... Per forza. Siete un'orgia. Per forza, come prima sera è normale, no? Non male. Nel frattempo abbiamo fatto amicizia con alcuni irlandesi in hotel, le ragazze bellissime e pure eccesse. Irlandesi. Ma sono di terza media, no? No, ci sono alcuni 17 anni. Ah, Andre, allora vai! Sono 13, ma ne ho detto 17 anni. No, secondo me non è vero, secondo me non è vero. Cioè hanno 14 anni. Ma che ne pensi, Leo? Che plombone. Ogni buco a trinceo. Siamo un belli sazi. Scusa. No, non abbiamo dimenticato. Io sto bevendo. Sì, ma non prendermi così da vicino. Ecco, là inizia già a bere. Bene. E va il capolano. Siamo diretti alla birreria Alexanderplatz. E dai, per ora la vita sta passando, dai. Scoppiati. Un saluto agli scoppiati. Modelli! Capitano dei modelli! No, non sono il capitano! Ci hanno fatto il culo, fioi, non possiamo prendere 5 bombe! Guarda l'agonino, lo co! Dio mio, che umiliazione! Io faccio prendere gol! Poi è appena aperto, no! Bella mette! Quelli sono i fioi dell'Irlanda! E adesso, dai, andiamo a stabilire il più grande d'Europa, minchia! Siamo qui, nei piani alti dell'autobus, direzione Alexanderplatz. Impressioni, ragazzi, voglio emozioni. Finalmente andiamo a bere la birra, no? Esatto. Eccola. Ciao, bello. Ciao. Sbocco votato uno più. Oh, sbocco votato uno. Più over 2.5 e gol. Cioè, vuol dire che sboccano tutti. Ho scommesso su chi sboccherà per primo. Tu, la Rebecca. Mari. Rebecca. No. Mari. Rebecca è contatta 1.03. Io ti do un punto fino a volte. Di notte non c'è la quota. Sì, Sabatino, sì. Io quando la pioggia. Ci troviamo in questo momento davanti alla porta di Brandeburgo. Come vedete questa piazza è molto... Come si chiama questa piazza?
Vabbè, è molto vuota. C'è un signore che suona il suo violino. E come dire, questa serata. Questa serata è stata un pacco, Fio. Dovevamo andare ad Alexanderplatz. Racconta bene. Non avevamo una carta d'identità, non ci hanno fatto entrare in un pub. Quindi siamo andati a Brandenburger Tor, ma Berlino è, cioè, al deserto c'è più gente e quindi non si fa nulla. No, dobbiamo andare nel cavo della banca a fare lì, c'è una discoteca. Abbiamo fatto muscoli. Vedere un po'. Ci ha spiegato un po' il disco della zona. In teoria sabato andremo. Oh, però vecchio, che triste, tu fai la recensione e il tipo che suona il violino. Infatti è stato apposta al momento. Ma se zoom. Vanessa, mi concedi un ballo? Che dolce. Vabbè, non riprendermi. Ok, buon buon. Ma non riprende. Ragazzi, questa prima serata è espressa perfettamente da questa musica. Questo suono rispecchia esattamente il nostro umore per questa sera. Ma siamo sicuri che mancano ancora 4 giorni totali di intensità da vivere, secondo per secondo. No, questa cosa è stata una cosa veramente imbarazzante. Avete notato le mie scarse doti da ballerino? Meno male che abbiamo te, Fanny. No, veramente è stata una cosa veramente vergognosa e non vedo l'ora di andare a bere per dimenticare. Mi sono emozionata perché lacrime Mattia... che stanno per scendere. Mattia è prof. Questo è il momento più della serata. La Piotto sta ringiovanendo di 40 anni. Attenzione. Metteteci dentro. Sta tornando ventenne. Compatti. Cos'è? Si sta staccando le braccia. È il volo dell'angelo. L'ha presa, Oddio. Prof. L'ha presa! Ah! Ernia per lui! È una cosa facciamo finta! Ernia! Bello fratello! Le sulle punte, prof, secondo le ballerine vere! È come umiliarlo! Dai, Mattia! All together! All together! Che povero club! Napoli! Che povero club! Dai! Dai Fabio! Dai, mancano pezzi, componenti, dai, ragazzi, dai! Dai! Che bello! Vane! Dai! Che Dio, che bello! Ah, devo venire anch'io! Nicole, vieni qua! Non lo so! Non lo so, avete mandato qualche foto! Se, se! Bra! Ogni rima è un'iniezione nel dovena di flow. Per starci dentro tu sei fuori come il cocorico. Non sono un cocco di mamma, non faccio rotti di bamba. Con una ceppa di ganja io sono al top. Faccio coppa assieme a Slim World Champ Tag Team. Tipo Extreme Team Road WWE Flow Capitale SPQR. Ci mancherebbe, dici che fai musica e poi parli fra RTL. Sono fuori dalla sera prima, mi sa che io non ritorno. Se mi muovo salto in aria perché c'ho una mina intorno. Flow White China me lo chiede, poi si inchina. Io le appoggio il cazzo in gola tipo Calamaio con la chi. Non prendo un abbaglio, prendo una droga senza taglio. Quando la assumi ti sembra che ti abbia colpito in testa Thor con il suo maglio. Lei mi scende le porte al vaglio, così fra io non mi sbaglio. Il mio flow ti dà un abbraccio e poi ti macina. Mulino bianco. Slim, Slim G. Luda, 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 Ludas. China, China, China White. Slim, Slim G. Luda, 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 Ludas. China, China, China White. Uccido rapper, son professional. Turla come una gescia. Old school, ti riempo il cliene di merda come School Mexica. Buongiorno. Dai, starò qui come. Giovedì 9 aprile 2015. Inizia il nuovo giorno. Questo si sveglierà tra come minimo un'altra mezz'ora. Fabio è appena andato in bagno. Mi sveglio duro, ma... ma Slim G e Ludax sempre presenti anche in gita. Ecco, oh, c'è tanta figa da vedere a Berlino, tante fighe da conoscere. Dai, yeah. Come stai Fabio? Hai dormito bene? Tutto bene, 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 bene. Di cazzo, poi guardalo che sverto.
Guardate. Colazione time. Siamo le prelibatezze. Ti stresserò, sì. Siamo le prelibatezze tedesche. E questo è il parto più interessante. La Nutella! La Nutella! Guarda che vasione da 2 kg. Dolcetti. Iniziata la colazione alla tedesca. Bacon. Giusta, uova, strapazzate. Ciao! Ragazzi. Stiamo camminando verso un museo. Come si chiama questo museo? Bergamo. Bergamo. E... E adesso abbiamo una mezz'oretta libera in cui potremo camminare e girare un po' dove ci pare. Dopodiché c'è questa visita guidata e... mi smetti di masturbare? Programmi per oggi, un altro museo. Stasera speriamo di fare un po' di festa seria, visto che ieri sera non è stato poi granché. Sì. E cosa ci aspetta stasera? Infatti? Andiamo nella via più in. Andiamo nella via in, andiamo. Andiamo nella via più indoor di Berlino. Oggi un bel museo, diamoci un'occhiata intorno. Sì, e parole famose. Ecco chi cade. No, ancora su, Vai, vai, è buono. Sei tu. Toro contro toro. Toro contro toro. Oh, Mattia, sei un genio. Opa. Oh. Eccolo. Per mettere un artista. Sì, un po'. Ma non metto a fuoco. Dai. Ti cazzo, batti. Lascio cadere. Non così, dall'altra parte prendilo. Oh. Non è una battuta. Eccolo, ma si storge i polsi. È troppo lungo. Vecchio. Calabria lui. Lui è Calabria. Che calzini buca? Il mio coglione. Anch'io li ho. Infatti non lo faccio. Oh, aspetta. Scusa vecchio. Finché ci sono coglioni come noi, sì. Aia! Ma cos'è? E su questa inquadratura di M che sorseggia un buonissimo milkshake di Starbucks, e su questa inquadratura di Patty che beve una birra da litro di Fax, vi raccontiamo cosa è successo oggi pomeriggio. Voi dovete raccontare, voi avete fatto. Abbiamo conosciuto un po' di sarte facendo il rodeo, come si chiama, il toro, e ha vinto M, devo dire, è stato il più forte di noi. Dopodiché ci siamo avventurati in cerca di un po' di birre da comprare, così. E io e il mio amico Pat abbiamo conosciuto un paio di tedesche di Brandeburgo, erano, con cui abbiamo cercato di comunicare un po', finché non abbiamo iniziato a degenerare in discussioni senza senso. E dopo abbiamo deciso di salutarli, anche perché non uscivano, non facevano nulla, e quindi si drogano. Dai. Vabbè, dai, concludete il video come fa Francesco Sole. Perché la vita è una sola. Oh, andiamo da quella due là dietro, vecchio. Che fai? DDR Museum. Facciamo una panoramica di questo luogo. Un museo interattivo come non se ne vedono molti. Assistiamo ora a un writing del nostro artista
Attenzione, la Furli vuole andare a conoscere un po' di... Poi non da vicino, mi dà un fastidio cane. Voglio andare a conoscere un po' di gente. Saba, andiamo a conoscere un po' di Polastrella. Vieni con me. Andiamo, usciamo. Sì, tra poco usciamo, dai. C'è competizione uguale. No, zio, vieni su sulla torre. Oh, qui. Ma basta. Beh, io me la farei. Senti la roba loro. Ho perso il giubbotto, l'ho perso, però incredibilmente nel bel mezzo di Alexanderplatz l'ho ritrovato. È per questo che noi festeggiamo con una bella birra quest'oggi. E facciamo anche un saluto alle nostre amiche tedesche. Allora, ein Gruß für Italien. Say something to Italy. Hello. Hey. Hello Italy. Hey, hello Italy. Thank you very much. Hello. Have a nice day. Goodbye. Ecco. E con questo saluto alle nostre amiche tedesche andiamo avanti in questa meravigliosissima gita che difficilmente si ripeterà nella storia. E un saluto anche dal mio amico Fenic. Ciao belli. Un saluto anche dalla mia amica di Torre di Mosto. Vabbè dai. Che preferisce ignorarmi piuttosto che partecipare al video. Sì, ma la cosa non mi interessa. Say something to Italy, please. Hello Italy, I'm Gruss for Italian. Ok. Hi, excuse me. Can you say something for Italy, for Italian people? No, thank you. Hello Italy, I love Italy. No, you hate Italy? Thank you. A quanto pare non siamo molto amati da questi popoli normanni. Wow. Fanno che risolviamo tutto una birra. Eccoci qua, siamo in treno, stiamo per tornare a casa. Nuovi acquisti qui. Passate la mia splendida maglietta. Per la birra. E ancora la, vabbè, la birra rossa che ovviamente non manca mai. Qui abbiamo una vicina che però non mi ha ancora detto come si chiama e tra poco dove stiamo andando, in hotel per la cena? Andiamo a cenare un po', una bella giornata. Can you say hello to Italy? Hello to Italy. Can you say that? No. Ok, thank you. Penso di mettere dentro. Siete scortesi. Sto parlando, mi manca proprio per niente, ma proprio per niente. Sono molto scortesi qui i tedeschi, ma la cosa non mi preoccupa molto. È una bionda. Bello della Piotto, no? Siamo qui, seconda sera. Come va ragazze? Bene. Tutto bene? Molto bene, grazie. Bene. Andiamo andiamo a sentire che dice la Piotto. La Piotto che cerca di parlare in inglese, ma non è capace. Prof, allora questo inglese se la cava, insomma. La cittadina, la perfetta cittadina londinese. Oh sabato, io ti ho afflitto, cos'hai? Qui la serata deve avere un diventa interessante. No, adesso andiamo a farci due tre sciottini. Ehi la. I trucchi, a me stasera la Piotto sembra la più ubriaca di tutti. Non è vero, non sei sincero. Sei dentro. Io Come Andrea Bocelli.
a regà, giovedì 9 aprile 2015 siamo qui dentro un locale assolutamente splendido in quel di Berlino. In quel di Berlino. Questo è il DJ. Hi. Insomma, sono qui che mi cammino in questo posto, c'è il cameriere che trasporta un po' di bottiglie. Cos'è che ho ordinato che non sei capito? Un job. Ma comunque c'è anche il Bellini se ti interessa. L'ho visto, figo. E c'è il taxi e il DJ l'ho messo solo per Maracanã. Abbiamo perso l'ultimo tre. Ragazzi, ragazzi, sono morto, sono morto. Abbiamo perso l'ultimo tram e non abbiamo idea di come torneremo a casa. Più. Ho fatto 10 scalini scivolando con un piede, non so come. Loco, fai il video, sei embriaco? No. Quanto costava tu? Il mio costava tipo 5 euro. Comunque hanno appena fregato Fabio, come? Ha pagato 2 shot. E l'hanno non l'hanno fregato, hanno passato. E l'hai pagato? Sì. Ma come si dice tutto. Prima? No. Before. Before. Infatti che non sa l'inglese ma si prova lo stesso con delle tipe di Brandeburgo che tanto non gliela caderà. Che cazzo dice? Se vogliamo, molla, mettiamo. Non gliela danno, non gliela danno. Vedremo domani. Vedremo domani, tanto non te la danno, stai tranquillo. 5 euro che me la danno. 5 euro, ok. 5 euro. Uno shot. Uno shot. Due shot. Due shot. Tre shot. Due shot. Seguo la linea. Oh ragazzi, in metà video sarà solo la fulana ubriaca. E palo. Cime verdi come gli ortaggi. Faccio Max Biaggi, come Max Biaggi. Tu vuoi starmi dietro come Vale Rossi, ma in questo mare di squali tu non tocchi, va a finire che poi tu ti spiaggi. Scusami per questa metrica, per te bisbettica, ma tiro fuori rime tipo bambini in ostetrica. Tu non farmi la predica, ti riempi la bocca di merda tutti i giorni del corpo di Cristo la domenica. Ovviamente per sta gente non sono credente, perché fortunatamente credo in qualcosa di differente, a differenza della loro mente che è assente quotidianamente. La mia salda è sempre presente con un pensiero indipendente, perché penso di cavarmela da sola, anche se per loro non valgo niente. Fondamentalmente la gente ti mente, mi faccio condizionare solamente dalle mie esperienze. Vivo dentro brutte situazioni, perché ormai non riesco più a restarne fuori, con gente che condivide questi suoni, che si fuma questi fiori. Quando siamo live sullo stage nella nostra city, fra ci fanno i cori, liricalmente sopra, flow che vale come un Daytona. Fuori, fuori, fuori. Visita al museo. Guardate, mi sto introducendo ragazzi a un tema enorme che specialmente anche negli ultimi mesi anche un po' distrattato. Sapete, anche quando si parla di questi attacchi terroristici si utilizza sempre. Dovete pensare questo, nella cultura ebraica come nel mondo musulmano, la scrittura del testo ancora un valore sacro. Siamo qui, abbiamo appena finito di pranzare, il nostro terzo giorno di gita. Ci stiamo avviando verso un altro museo dopo essere usciti da quello degli ebrei. Ma qui c'è qualcuno che non riesce a mangiare. Ma troppo schifo il cibo, immangiabile. Nausea, odori di merda. Odori di merda. Come mangiare spazzatura. Oggi ha mangiato un bel panino senza niente dentro e ha preferito rinunciare alla solita birra. E la situazione sta diventando davvero preoccupante, si prevede di perdere molti chili in questa gita. Sarà a digiuno per un bel po' e il nostro rientro sarà un trionfo di pasta. Una ripresina qua direi che ci sta.
Parlamento tedesco. Le gambe tremano e cedono. Stiamo portando l'ignoranza italiana al resto. Vogliamo andare a farci una birretta. Siamo arrivati nella parte alta del Parlamento e ora farò una panoramica di ciò che è intorno a me. Ciao Fabio, un saluto. Ciao amici. Gente collassata dopo ore e ore di fatica, polpacci pieni di crampi, gambe che crollano. A me e alla prof, ci hai letto nel pensiero, perché meritano la disfatta di Caporetto. Oh, ripreso. Ma io ho le gambe buone, quindi cammino. Ma sinceramente non so se vivrei in una città del genere. Però è sempre suggestivo. Guardate la tipa, prendi il libro e scappa via. Ti prego. Non è vero. Ti prego. Magari ti guarda perché ti vuole bombare. Chi lo sa. Otra birra da mezzo, ok. Non ci credo. Che pezzo di merda! Oh, riprendi. Oh, togliti! Sabatino, togliti! Dio. Ha tirato uno schiaffo alla ragazza. Ragazzi, video ripiglio. Come stiamo tornando a casa dopo una giornata esaustiva. Cantanti, abbiamo i figli lessi. Però siamo ancora motivati. Bene. Stasera che famo? Stasera andiamo al locale. Una cosa? Andiamo al locale. No. Questa. Scarabassi il panna di Capippo. Mi trovo nei corridoi dell'hotel. Oggi è sempre la terza sera. Siamo appena tornati dopo un pomeriggio di lunghe camminate dove devo dire che ci hanno messo dura prova i prof, portandoci praticamente a vedere tre musei. Tra poco andremo a cenare di nuovo, purtroppo quello che offrono qui non è molto sano, nel senso che dai bratwurst non c'è modo di scappare, neanche dagli hamburger, nemmeno dalle patatine, la dieta è sempre la stessa qui. Almeno la birra quella è buona, c'è la Berliner ma anche la Erlinger, ma tante altre, niente male. Oggi è successa una cosa particolare nella stazione Bano, praticamente. C'era questo barbone in fondo a un vagone, senza scarpe, con i piedi spazzissimi, proprio vedevi le unghie che erano da rabbrividire. Non aveva nemmeno una maglietta, sto povero Cristo, si copriva con una specie di giacchetta di stoffa. Teneva in mano un sacchettino nero, era tutto quello che aveva con lui. E in più mangiava un panino con... aveva anche un bel paninazzo per quello. Insomma, siamo rimasti lì a guardarlo un attimo e nessuno aveva il coraggio di sedersi vicino a lui. Siamo rimasti lì intorno a lui e alla fine ci siamo seduti a guardarlo. Abbiamo cominciato a commentare un po', a pensare che si facesse di eroina e quant'altro. E prima di andare giù, praticamente, prima di scendere, ho deciso di dargli 3 euro. E se li ha accaparrati subito, come li ho appoggiati sul sedile, li ha presi, se li ha messi via accennando a un ringraziamento con la testa senza dire parola, e davvero mi ha fatto tanto impressione questo povero barbone, perché tremava, non aveva nemmeno la forza di star dritto, composto, tanto è parlarne,
immaginario, quanto averlo proprio di fronte a te a 40 cm così che guarda fuori dal finestrino nel vuoto. E insomma mi ha fatto un bel effetto, penso che me lo ricorderò a lungo questa cosa. Bella, caliente, ce la siamo creata un po' dal nulla, c'è stato un momento, un attimo di difficoltà in cui le idee erano molto confuse, nessuno sapeva dove andare, però alla fine siamo venuti qui in questo pub. E... Ciao! Ciao! Bella, loco, con questa nuova maglia, bombi sicuro. I Sardoni in corso, attenzione, la Gloria potrebbe avere l'occasione giusta. Con un 22enne tedesco, un bellissimo trucco. Oh, la Gloria da si deve animare a sto tipo perché è buono. I can. Ma come you can? Ma sei un dio can. Hai una figa di legno. Dai Saba, digli qualcosa. Hai una figa di legno. Figa di legno che non sei altro. Parlate e poi non fate un cazzo. Figa di legno. Vai là, guardalo negli occhi un secondo e te lo fai. Ma sì, sei in Germania, vecchio. Vai, Gloria! Qua a guardare. Dai, cazzo. Dai, Gloria! La gente vuole spettacolo. Come sempre il tempo scorre veloce come un cazzo di Usain Bolt quando fai 100 metri e quindi questa serata è già giunta al termine, però anche oggi mi porta a casa un bel ricordo. Oggi ho cercato di abbordare con una ragazza bionda che era lì tutta la sera ferma in quel tavolo. Sei proprio con tutte quelle presenti a quel cazzo di locale. Con tutte! Sicché vado lì e parlando scopro che questa ragazza ha 28 anni e la sua amica ha 29 ed è già sposata. Quindi niente, mi ha solo fatto i complimenti, ha detto che sono stato coraggioso, che mi troverò una bella ragazza di sicuro. E quindi questo alla fine mi fa piacere. Quindi tira duro. Esattamente. Ce ne torniamo in stazione, i professori ci stanno aspettando, la povera Piotte, la povera di Cristo che sono rimaste lì congelate tutta la sera di sicuro perché saranno ubriacate come delle lupe. Io penso che siano andate a ubriacarsi anche loro perché zitte sono fatte loro. Beh, sono l'unica che ce l'avevano birra. Sì, infatti. Cioè, la Piotto va giù di birra ogni sera, come minimo mezzo litro se lo scola tranquillamente. Quindi. No, che cazzo ride? Cioè, vabbè, far chiedere. Ah, scusa. Quindi adesso vediamo un po' che succede. Oh, cazzo, però. E il prossimo slide lo farò quando tornerò in hotel. Ciao. Sono le 2:25 e siamo stati in quel locale lì che avete visto il video. Dopodiché ho scelto di andare a farmi una passeggiatina e nei dintorni dell'hotel e ho incontrato un tipo che si chiamava Paul, 40 anni. Che mi ha fermato in un posto e mi ha offerto una birra, così siamo rimasti lì a chiacchierare un po'. Mi ha raccontato che si è spaccato il ginocchio giocando a calcetto la settimana scorsa. Infatti era in stampelle. Mi ha parlato che lui lavorava in Svizzera, che cucinava lì, lavorava tipo 12 ore al giorno. Sì, si faceva il culo, insomma, mi ha raccontato un po' della sua vita. Comunicare con lui non è stato facile perché tante robe che diceva non le capivo, però alla fine saremmo stati buoni 40 minuti lì fermi a parlare.
abbiamo sentito degli schiamazzi che venivano dal parco e lui mi fa, quelli là fumano di tutto e si fanno anche di coca. E devi vedere qua alle 5-6 di notte com'è la situazione, cioè è proprio il devasto, il giro ovunque. Poi a un certo punto che è successo? Mi ha chiamato il coglione di Leone qua, tutto qua. Hai già spiegato che ero lì col tipo, tranquilli. Ma come, io ho avvisato, io ti andavo a farmi i litri. Io ho capito, Giocanda, dici che tendeva a far due passi, no? Che ti stai fermando una birra, Giocanda. Bella a tutti, un saluto dai Fioi, un saluto da Fabio, un saluto da Ferraleo. Anche per oggi è tutto, Don Giacomo Ciccio Valenti, Cristian Reca Gatti, ciao io. Grande Reca. Veramente tutto, buona serata, davvero. Alla vicinina, eccezionale! Eccezionale! Proprio lui! A volte il destino ti prende in giro, ti mette dei chiodi sul cammino e tu come un fakiro prosegui ma con il capo chino in cerca dell'ossigeno per sopravvivere in un posto dove non ti senti a casa anche se tu sei indigeno, finché i demoni che tu c'hai in testa assieme agli psicofarmaci fanno una coppia perfetta di killer. Senti il cuore che ti batte a mille ma tu sei cosciente del fatto che non hai fretta, ma ragionando a mente fredda capisci che la vita è una festa in maschera dove nessuno si accontenta, dove se mostri il volto ti guardano pure storto e se ci scappa il morto qua nessuno se ne è accorto. Che tristezza, non è la storia che cercavi e nemmeno il finale che ti aspettavi. Pazienza, ritenta, sarai più fortunato, il fatto è che vivi una volta sola, il tuo turno l'hai già saltato, quindi questa è la reggia di Versailles. Di Versailles. Qua sono i Fioi, qua c'è un mega bosco e poi c'è la sorpresa per voi. Oh loco! Aspetta, puoi inquadrarmi un attimo? Loco, annusa un attimo il filo. Osservate questo giardinetto. Qua dentro sono sicuro che puoi andare. Qua dentro ci portano 5. Prenditi il ramo giù. Un altro passetto. Che fatica. Oh, mi cazzo torni indietro. Tiene molto quello. Oh mio Dio. È la foda. Notiamo queste balde giovanottone tedesche che corrono veloce come il vento. Hallo! Hallo! Guten training! Hallo! Cioè, allora siamo qui in... cos'è questa? La metro? Sì, la metro. E ci sono degli esemplari, cioè degli esemplari di merda davanti a me che fanno proprio cagare. Cioè, sti qua. Allora, tipo... pensano che siano spagnoli? Allora tipo c'è Mr. Muscolo. Dai, Mr. Muscolo che ha dei denti che fanno. Guardate che bicipite gigante. Zio mio, è troppo grosso. Poi c'è Topo Gigio davanti a me. Questo qua? E poi c'è il parco. C'è il parco fuori. C'è un bel parchino. Un bel parco. Qua penso di essere figli, cioè, ma forse non hanno capito che sarà meglio recitare qua anche col telefono in mano, magari spero che qualcuno mi stia scrivendo, non te caga nessuno. Andrea, guarda che lo sciamba, di la tua, illuminaci con la tua saggezza. O io vi dico che il vostro cibo fa cagare. Vabbè, ma tu sei prego, cioè, non pare che marzi, cioè, non meritano neanche di stare al mondo. Ma alla fine è tutto così. Basta, ultima frase. Io. Finalmente, dopo aver mangiato solo merda finora, un ristorante italiano dove con 10,90€
puoi mangiare tutto quello che vuoi di questo buffet. Spettacolare. E nel mentre aspettiamo di muoverci per questo ultimo pomeriggio, notiamo che non ci sono solo barboni a Berlino, ma anche ragazze che vomitano tranquillamente ai bordi della strada. Ora c'è un attimo ripigliata, ha bevuto un goccio d'acqua. Ti sfido a fartela anche da sboccata. The situation is that we are walking. Today is Saturday. It's the last afternoon. And tonight we go to come si chiama la disco? Tonight we go to Matrix, a big disco with the 7 floors. I think these two girls are very beautiful for me. But quanto costa uno? Pronti per l'ultima sera? Quanto costa? Momento spesa. E qua adesso non lo so, mi lui sa. Ragazzi, non potete. E lui sa, lui ga studia. E lui ga studia, e lui sa. Ragazzi, l'ultima sera. Regalino da parte della casa. Potrò credere che stia inquadrando lei e ride, ma in realtà stavo solo inquadrando la birra. I fiori sono pronti. Sabatino numero 0. Una panoramica del posto dove abbiamo mangiato tutte le sere. Obiettivamente abbiamo mangiato proprio di merda in sto posto, perché i tedeschi non sanno cos'è il buon cibo. Ma non importa, dai, l'importante è riempirsi lo stomaco alla fine. Ragazzi, sono sempre io, stiamo per andare al Matrix, discoteca di Berlino fatta apposta per noi. Allora ragazzi, sabato 11 aprile 2015, stiamo per uscire alla discoteca Matrix, dove avremo i nostri ultimi scampoli di disvalionamento e sballo totale in quel di Berlino, dove prevediamo di fare davvero il macello. Detto questo, faccio un saluto ai fioi di Praga, della quarta A e della quarta H, quelli che furono con me a Praga 2 anni fa. Detto questo, vi auguro una grande vita anche a voi. Max. Sì, dai, posso finire così. Chi c'era capirà. Vai bene. No, scusa, Locco. Di cosa? Era in mezzo, forse. L'anima dov'è? Andiamo. Mamma mia ragazzi, fate andare via da qua. Un minuto, no, neanche 30, 10 secondi andiamo. Io controllo però. Per proprio lo avete qua, il controllo luce verde. L'arte che. I leoni. Questi sono i momenti dove si vedono i leoni. E questi ragazzi, ve lo dico io, sono dei leoni. Anche Fabio è un leone. No, 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 piano, fai, piano, 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 piano. Ragazzi, in questa gita ho scoperto un campione. La prossima? Leone. Dove è Fabio? Campione leone, nel senso hai fatto la rima. Oh, ma facciamo un saluto a Brick, cavolo. Grazie Brick. Oh Brick, non ti sei perso niente. You are in, sei nei nostri cuori. Ti abbiamo pensato sempre. Peccato che non sei in mezzo a noi. Però... ma con chi sto parlando? A gente entra, chiede roba in tedesco, ma la dopo se ne va. Bravo Patti, non si sa perché. Ti voglio bene anche se non sei venuto, perché sono una merda. Per ringraziarti di questo ti faccio vedere le vagine.
qualcosa di convincente, però avrei detto quattro persone adesso. Brick, rispondete le vasine delle ragazze, io al massimo posso farti vedere questo. Non è che ho molto da mostrarti, però... Fammelo salutare prima, dai. Io te eravamo in classe anche in seconda, anche in prima, quindi sai quanto, no, no, sai quanto bene è morto, Dio. No, è pianto. È testamento. Cioè, dai, di qualcosa allora. Ciao, Brick. Ci manchi tanto. Guarda l'entusiasmo della maestra, esatto. Ti mancano anche i piselli. Scusa, io ero in classe per la seconda. Cazzo fai, Patti, oh! Non sta a dargli i soldi, zocca, un eroinomane! Ha chiesto some money for the weed. Ah, così ti ha chiesto? Sì. Allora hai fatto bene. Ti sei andato in discoteca, la scena più bella, stavo ballando con una bionda, a un certo punto il mio naso comincia a sanguinare, io per pulirmi mi tocco, faccio così, sì che anche le mani diventano rossissime, spazzissime di sangue. La ragazza mi guarda così, non so, magari avrà pensato che io fossi stato un cocainomane. E io gli faccio, sorry, sono andato via in bagno, ragazzi. Ho capito un po' di cose sulle tedesche, su come sono veramente. Molto zoccolone. Sono sopravvissuto anche questa sera. Sono qua con mio amico Fabio. Ciao ragazzi. Loco ha dato il meglio di se stesso questa sera. Dopo tante buche finalmente è riuscito a andarci in buca. Esatto. Ultimo video. Ultima mattina. Stiamo facendo le valigie. Come sempre è una battaglia, cercare di far star tutto. Sabba è qui, in bagno c'è Leo, no scusa, Fabio. Leo, per cosa ricorderemo questi fantastici 4 giorni di Berlino? Ma secondo me per i cori, poi numerosi tragitti in S-Bahn, U-Bahn e Kaffede, il pianto del di Cristo. È vero. Le indecisioni su dove andare a mangiare che hanno portato perdite di tempo. Ah sì, venerdì sera. Sabba, per cosa ricorderai questa gita a Berlino? Beh, il casale di Cristo. Le mie scarpe. Scarpe di Ida. Fantastiche scarpe. Sicuramente i miei outfit. La discoteca. Sabba, cos'è un outfit? Ah, infatti, così. Illuminare il pubblico. Come ti vesti? L'altra cosa per cui vi ho ricordato questa gita è il barbo. Ah sì. Che il Luco Singer parte scolato. Alla fine me. Bon contro 16 euro potete puntare. Sì. Perché tipo l'altro altro al titecchetto. Per tutti svegliati. Esatto. Zero raffo. Ah, e anche per i rap e i freestyle sono ricordati. Vabbè. Ecco qui la Fulli affamata. Sta facendo colazione con una... Da Nut. Da Nut. Che perde colpi. Quanto hai bevuto sti giorni? Tanto? No. Merda! Tutti i colpi che si è fatto ovvio che perde colpi. Con tutti? I colpi che si è fatto ovvio che perde colpi. Oh, mi fa cagare sto. Eccolo qua, il fisicazzo. Guardatelo. Guardatelo ragazzi. Il bomber della quinta rim. Ma non sta a metterla dentro, butti a meglio. Danzello! Ma non è vero che la sai mettere la sull'alto. Ci siamo uniti tutti come classe, siamo sempre andati a fingere insieme. Ci siamo divertiti tutti assieme appassionatamente. Beh, un voto alle professoresse. Beh, allora, cioè, nonostante siano successi un po' degli imprevisti, io do un bel 8 a tutte e due, dai. Hai qualcosa, qualche idea diversa tu, Leo? Molto. No, dipende se questo video mi ha fatto vedere il prof. Stamattina dopo colazione c'era un divanetto lì e io mi sono messo così, tipo. Guarda, si è chiuso.
E ho rivisto che là mi fa: oh Francesco, ti vedo un po' stordito. Ieri siamo andati a fare shopping e stamattina ho visto un paio di scarpe che secondo lui sono bellissime. Ma dove sono? Adesso gliele facciamo vedere. Ah, sono già in valigia. Ah, Dio. Dice che lancerà la nuova moda. Dice che lui lancerà la nuova moda sanguinatese. Vabbè, insomma, arriviamo in questo negozio e gli dà la carta per pagare. Fa il codice non va. Non va? Non va, non va, incredibile, non va. Eccezione. Il codice non va. E insomma, dopo lo riprova e non va ancora. Riprova per altre due volte e non va. Disperato, chiama suo papà, non si sa suo papà cosa potesse fare. Si stava per mettere a piangere anche. Non è banca, sei seduta. Aveva le mani che facevano così. Le mani facevano così. E poi alla fine siamo usciti. Ha detto: vabbè, dai, riprovo l'ultima volta. È entrato e il codice è andato. Era abbastanza emozionato. Signor Sam. Provato incredibile, eccezionale. La maglia è qualità Berlino, ma New York. È interissimo. No, le tue scarpe rosse. Maglia. No, le scarpe lì. Gloria, per cosa ricorderai questa gita? Per... No, siamo divertiti, dai. No. Per il cagotto. Qualche problema. Per il cagotto! Il titolo dell'album in Facebook. No, devi chiamarlo La Bertuzzo caga spru. O la vita dalla vasca. Per mandami un'amicizia. Mandami un'amicizia. Vabbè, te la mando io allora, dai. Ti mando io l'amicizia. Così il tuo orgoglio rimarrà. Esatto. La tua dignità resterà alta. Domenica 12 aprile 2015 torno a casa. Siamo saliti sul taxi. Siamo tutti fuori completo. Bella. Bella, raga. Cosa ricorderete di questa gita berlinese? Il tuo limone duro. Tu che perdi sangue dalla faccia mentre ci provi con una tipa. La prima semirissa dopo 10 minuti dell'arrivo. Sì. Con gli highlights. Sì, vedo che ho tipo l'occhio un po' nero qua. Ah no, mentre limonavo, mentre la testata. Perché tipo me la stavo girando così, lei si è sbilanciata, mi ha tolto PAM qua. E allora un voto per le prof invece? 4.5. Ma se ho i passi di merda. Da 1 a 5. Questa la meglio selezione. Non mi merita nessuno, manco io. Sta vita è una favola ma non c'è lieto fine. Sta vita è una favola, un intreccio di rime. Voglio scacciare sta merda che mi deprime, ma alla fine non c'è rasa senza spine. Sta vita è una favola ma non c'è lieto fine. Sta vita è una favola, un intreccio di rime. Voglio scacciare sta merda che mi deprime, ma alla fine non c'è rasa senza spine. Io voglio vivere e non sopravvivere, ma vivo dentro un mondo dove vince chi è cannibale. Davanti a scelte dure tipo paride, ma pare che le scelte siano vane per un futuro imprevedibile. La voglia di cambiare è tanta e tangibile. Chiudere la bocca a chi mi ha detto che è impossibile, mentre io ne accendo un altro per raggiungere un punto di vista che altrimenti sarebbe irraggiungibile. Sto dalla parte di chi ci prova perché sta morendo dalla noia. E non resto con le mani in mano perché mano a mano che ci resti sotto come la droga. Le scelte che hai fatto ti prendono e plasmano. Nessuno può dire che loro sbagliano. I primi che parlano, i primi che cascano e non si rialzano mai. Sta vita è una favola ma non c'è lieto fine. Sta vita è una favola, un intreccio di rime. Voglio scacciare sta merda che mi deprime, ma alla fine non c'è rasa senza spine. Sta vita è una favola ma non c'è lieto fine. Sta vita è una favola, un intreccio di rime. Voglio scacciare sta merda che mi deprime, ma alla fine non c'è rasa senza spine. Panico, mi sveglio da un risveglio problematico. Mi biasima un futuro sadico, tagliando un seramanico. Porto pesi sulle spalle come un mano vale, ma non vale fermarsi man mano che si sale. No, mi fido solo di me, cioè mi fido troppo. Continuo a contare le ferite che rattoppo. Dicono che qua se dai poi ricevi il doppio. Io ho solo dato malessere un altro giorno. La mia mente viaggia ma coi piedi per terra. Ma sul piede di guerra, pronto a combattere tutto quello che mi fa male. Perché non voglio lasciare questa ferita aperta. Non ho mai cambiato le abitudini, le consuetudini vi fanno vivere da stupidi. Tu non provare a illudermi, è meglio che mi illumini. Intanto resto vero perché so che tutto quello che mi resta. Sta vita è una favola ma non c'è lieto fine. Sta
Sta vita è una favola, è un intreccio di rime. Voglio scacciare sta merda che mi deprime, ma alla fine non c'è rasa senza spine. Sta vita è una favola, ma non c'è lieto fine. Sta vita è una favola, è un intreccio di rime. Voglio scacciare sta merda che mi deprime, ma alla fine non c'è rasa senza spine.